Ma vi che fan la processione con mascheron zuccari le gorici che muovi gli occhi e le mani per aria? Ma è qui sì. Ma da dove viene? Da San Quirico di Moriano. Favorevoli o contrari, l'idea della trasferta lucchese del carnevale di Viareggio fa già discutere e chiacchierare, e non poteva che essere così per una novità assoluta e coraggiosa che tocca inevitabilmente la storica rivalità di Campanile, ma anche e soprattutto gli interessi economici delle due città. Mentre il web si divide di qua e di là dal monte, sul fronte istituzionale arrivano le prime prese di posizione, ed il primo a bocciare apertamente l'idea è il consigliere comunale della Lega Alessandro Santini, già presidente della Fondazione Carnevale. Ma i 150 anni della nostra manifestazione principale, dell'istituzione, il carnevale, i 150 anni si festeggiano a Lucca. A febbraio il carnevale è Viareggio, l'ombelico del carnevale nel mondo, è il fulcro, il centro principale di tutta la nostra manifestazione. Non possiamo portare turisti, commercio e denaro in un'altra città, non avrebbe senso, non sarebbe spiegabile, non sarebbe comprensibile a Viareggio, tantomeno a Lucca, che non ha nulla a che fare con il carnevale di Viareggio, soprattutto nei 150 anni che si festeggeranno. Chi invece sostiene l'idea è la Confcommercio Lucca Massacarrara, che in una nota giudica assolutamente lodevole la volontà di creare una sinergia fra territori e fra la città capoluogo e la costa. È degno di nota, prosegue Confcommercio, il tentativo di ravvivare la città di Lucca in un periodo notoriamente di bassa stagione turistica, con un'iniziativa pensata per i lucchesi che certamente, sostiene Confcommercio, non passerà inosservata. Hai mai provato a chiedere a un lucchese se viene a carnevale?